nati in un corpo che non riconoscono. Sono circa 5.000 le persone in queste condizioni. Vediamo che cos'è la disforia di genere. La disforia di genere è un disturbo del riconoscimento del proprio sé rispetto al sesso biologico con cui si è nati. Cioè, un ragazzo, una persona di sesso maschile, non si riconosce, non si identifica con la propria personalità e non si identifica col ruolo e coi comportamenti che sono quindi incongruenti rispetto al sesso biologico. Il percorso di transizione è un cammino lungo, è un cammino faticoso, è un cammino che prevede dapprima il riconoscimento da parte della persona di questa inadeguatezza del proprio corpo rispetto al proprio essere. E qui i tempi, diciamo che per quanto riguarda il passaggio da femmela a male, direi che i tempi sono un po' più ravvicinati di quanto, un po' più corti di quanto non siano invece nel passaggio contrario da male a femmela, perché togliere le caratteristiche maschili, il timbro della voce, le devo dire, è molto difficile che venga tolto. Possiamo parlare dell'ordine di circa 3 anni per quanto riguarda il passaggio male to female, di circa 2 anni forse per quanto riguarda il passaggio invece female to male. Oggi, ancora oggi, la disforia di genere è un disturbo acquisito, un disturbo di tipo psichiatrico, quindi va diagnosticato dai medici psichiatri che abbiano competenza specifica. Una volta accertata la diagnosi e fatto un percorso di appoggio psicologico, si passa al secondo aspetto, la seconda fase, che è la transizione ormonale. Dal punto di vista medico avviene a seconda di una persona che voglia diventare da maschio a femmina o da femmina a maschio. È chiaro che se noi volessimo andare da maschio a femmina, per generalizzare, dobbiamo sopprimere quella che è la produzione degli ormoni maschili, quindi del testosterone, e poi dopo un periodo congruo di tempo col blocco degli ormoni maschili aggiungere la componente estrogenica che comincia naturalmente a fare effetto soprattutto nella crescita delle mammelle e poi nella scomparsa del pelo. Viceversa, in una situazione di un soggetto che da femmina vuole diventare maschio, noi dobbiamo semplicemente cominciare ad utilizzare il testosterone a dosi progressivamente a crescere proprio per sensibilizzare finché si arriva poi ad una stabilizzazione con una iniezione intramuscolo che si fa tra i 22, i 30, i 35 giorni, ma anche qui bisogna individualizzare. Quello che dico io è che sostanzialmente le modalità, il prototipo della terapia è uguale da una parte all'altra, però in realtà è necessario non standardizzarlo, ma individualizzarlo, perché ogni soggetto ha bisogno di un determinato tipo di dose o di frequenza con la quale deve essere visto. Finito questo percorso, che in media dura 12, 18, 24 mesi, ecco, si può accedere alla transizione chirurgica, cioè si chiede al tribunale di avere riconosciuto una nuova assegnazione di sesso. Prima l'attribuzione chirurgica, e quindi la transizione chirurgica, dalla legge veniva ritenuta obbligatoria per poter essere in grado di cambiare al stato civile la propria condizione. Adesso l'ultimo percorso, che è quello che in realtà modifica in maniera completa la propria corporeità, può non essere richiesto. Io dico che i pazienti che di solito vengono da me chiedono di completare tutto il percorso, quindi anche la mutazione dei caratteri sessuali in ambito chirurgico. Quello che devono sapere queste persone, che sono tutti off-label, cioè non sono prescrivibili a carico del Sistema Sanitario Nazionale, si danno per una situazione che al momento il Sistema Sanitario Nazionale non riconosce. È importante naturalmente valutare al momento della inclusione di questo soggetto nell'ambito del proprio percorso che non abbia delle controindicazioni assolute o parziali, naturalmente dover prendere questo tipo e dare delle situazioni anche di suggerimento. Ad esempio, il fumo è una delle cose, al di là di quello che può fare, ma nel caso in cui tu usassi un dosaggio ormonale, soprattutto estrogenico, questo è un dato di fatto. L'obesità è un'altra delle cose su cui bisogna intervenire, cioè quindi valutare le comorbidità che eventualmente quel soggetto che chiede un processo di transizione abbia e sulla quale naturalmente bisogna intervenire latere. È il ruolo di supplenza di una società scientifica che vuol farsi carico, per vocazione specifica e sensibilità antica, di un aspetto assistenziale, che è l'aspetto di dare aiuto a chi ha bisogno.
si tratta di persone di solito non orientate, che non trovano neanche i luoghi dell'ascolto e dell'accompagnamento. Offrono alle persone transgender sostegno, supporto e assistenza per affrontare le questioni legate alla transizione alla vita. Sono gli sportelli trans. Antonia Monopoli è responsabile dello sportello Transala di Milano. Sentiamola. Diciamo che oggi come oggi ce n'è uno in ogni regione da Roma in su. Da Roma in giù manca, al sud si fa molta fatica anche per cultura, come dire, questa autodeterminazione delle persone trans fa fatica a emergere. Io mi attivo per i diritti delle persone trans, come dire, io ho bisogno della mia esperienza, della mia vita vissuta, che i cambiamenti partono dal basso. Ci deve essere un incontro fra le persone trans che sono residenti sul territorio del sud e le istituzioni, accanto ai professionisti, perché comunque è una rete. La rete è importante, la rete familiare, la rete delle istituzioni, la rete dei servizi. La rete è importantissima per apportare dei cambiamenti radicali. Di solito io cerco di svolgere il mio tutoring educativo a distanza. Mi contattano da Sicilia, da Sardegna, da dovunque, cerco, come dire, di svolgere il mio servizio anche a livello via Messenger, via Facebook, per cercare comunque di dare sostegno, anche al telefono comunque, cercando di attivarmi io stessa a cercare di fare una ricerca dei servizi o delle associazioni. Questo è il mio lavoro, cioè è un extra lavoro sicuramente, perché non è nel mio territorio, però, come dire, io lo faccio con piacere, perché so benissimo appunto che di solito le persone trans o chi si identifica in transessuali e transgender, capisco benissimo le loro fragilità, no? La paura di incontrare un ambiente ostile, queste fragilità, che c'è questo peso, questo macigno, no? Tutto per questa puntata di Medisalute TV. Seguiteci su medisalute.it e, se volete, sulle pagine Facebook e Twitter. Arrivederci.